A Chiusi della Verna, nel comune di Chiusi della Verna, con Casentino nascosto, si pensava che fosse la rosa, la regina dei fiori. Vedremo come invece in Casentino la regina dei fiori è un'altra specie. Sarà l'argomento di questa puntata, rimanete con noi. Touches blue, touches gray, touches brown. I look down at my feet, they've been with me for years. I take one step for you and then two for myself. Oh, I need to be stronger. I need to be stronger. Blue touches blue, touches black, then expands all the tears and the years in the palm of my. La scoperta di oggi in un itinerario ben preciso, dottore, dove ci troviamo? Siamo al passo dello Spino. Di fronte a noi il Monte Penna. Noi prenderemo questo sentiero che arriva poco sotto il Monte Penna e poi devia sulla destra verso Monte Calvano. Andremo alla scoperta di qualcosa di bello, di nuovo, mai visto a Casentino nascosto. Siamo a maggio, il mese dei fiori, e nel mese di maggio fioriscono delle piante meravigliose nelle foreste casentinesi, le orchidee spontanee. E in compagnia di Graziano Maggi, che da tanti anni si dedica allo studio dei fiori casentinesi, in particolare delle orchidee casentinesi, faremo un bellissimo percorso, alcuni chilometri, dal Passo dello Spino sotto il Monte Penna fino a Monte Calvano, e vedremo tante specie di orchidee spontanee delle foreste casentinesi che in questi giorni fioriscono. Formazione scientifica, ha studiato biologia all'università, interessato alla botanica. Graziano Maggi è uno dei pochi grandi esperti di questo genere di fioriture. Scrive sull'argomento e tiene serate divulgative. I testi supportano l'indagine costante sul territorio. La sua conoscenza è accompagnata da un amore profondo che traspare in ogni gesto, in ogni contatto, verso queste particolari, affascinanti creature che si chiamano orchidee. Graziano Maggi, il parco è proprio lo scenario naturale per delle orchidee. Assolutamente sì. Quando si pensa alle orchidee si pensa appunto o a qualcosa che troviamo dal nostro fioraio oppure a qualcosa di esotico. In realtà le orchidee fioriscono nelle condizioni più disparate. Sicuramente quelle che troviamo nelle zone tropicali rappresentano la maggioranza in assoluto proprio delle specie esistenti. Però ne troviamo anche in altre latitudini. In Europa, ad esempio, abbiamo circa 200 specie di orchidee spontanee, in Italia ne abbiamo circa 120, il territorio del Parco Nazionale Foreste Casentinesi conta circa una quarantina di specie spontanee di orchidee. Sono riconoscibili da tutti con un po' d'attenzione camminando in tutte le zone del parco? Ecco, questa è una domanda interessante che secondo me va al di là della visibilità delle orchidee. Diciamo se sono visibili i fiori intanto. Secondo me conduciamo una vita che è talmente frettolosa che soffermarsi, soltanto l'idea di soffermarsi a guardare tutto ciò che sta sotto il metro di altezza, secondo me è qualcosa che non ci è proprio nella nostra società. In realtà, se invece facciamo questo sforzo, incontriamo un mondo parallelo, quasi straordinariamente interessante. Per quanto riguarda le orchidee, evidentemente è una famiglia e quindi ha delle caratteristiche comuni proprio tra i vari generi, tra le varie specie. Bisogna entrarci piano piano. E noi la seguiremo. Il clima dolce e temperato della primavera in Casentino fa fiorire le varie specie di orchidee spontanee in momenti diversi, in base all'altitudine, ma solo nell'arco di poche settimane. Già all'altezza del Passo dello Spino troviamo i primi esemplari mescolati alle fioriture di stagione più comuni.
Ecco, proviamo a soffermarci su quello che vediamo in un metro quadro proprio. Vediamo questi fiori, vediamo questi fiori, vediamo questi fiori, vediamo tre tipi di fiori. Questo è comunemente conosciuto come margheritina, il nome scientifico è Bellis perennis, bella sempre, perché fiorisce un po' durante tutti i mesi dell'anno praticamente, salvo l'inverno. Questi gialli che vediamo sono dei ranuncoli, in particolare questo è Ranunculus bulbosus, e qua in mezzo c'è quella che dà origine alla nostra chiacchierata di oggi. È un'orchidea spontanea. In particolare si tratta in questo caso dell'Orchis morio, che è una delle prime a fiorire nel nostro territorio. Orchidee. La famiglia delle orchidee, che conta circa 20.000 specie nel mondo, trae origine il nome orchidee proprio da questo genere, il genere Orchis. Perché? Perché nel genere Orchis ci sono due tuberi che assomigliano a due testicoli. Il nome Orchis significa testicoli. La famiglia delle orchidee deriva il suo nome da questa caratteristica anatomica. È stata la sfortuna delle orchidee per molti e molti anni, perché secondo le antiche dottrine, da Paracelso in poi, secondo le quali i fiori portavano in sé dei segni divini, portavano cioè il fatto che si assomigliavano a un organo del corpo umano, in qualche maniera servivano per curarlo, questo fatto che assomigliavano a dei testicoli ha fatto pensare che servissero in qualche maniera come un moderno Viagra. In realtà si ricavava da questi tuberi una sostanza che si chiamava salep e che non era molto di più di una purea di patate, e anche la risposta era quella praticamente. Però per molti e molti anni si è fatta una caccia proprio indiscriminata ai tuberi di orchidee proprio per questa motivazione. Ci incamminiamo per salire in direzione del Monte Calvano. È un percorso d'anello quello che stiamo per intraprendere, che ci porterà fino ad oltre quota 1200 metri per poi riscendere. Lo sguardo e l'attenzione iniziano già a deliziarsi dei colori e dei soavi movimenti di ogni creatura in questo angolo di territorio animato dal vento. Ecco, qui vediamo un esemplare di Orchis purpurea. Orchis purpurea è una delle orchidee più grandi nei nostri territori. Il colore non è una caratteristica contraddistinguente la specie. Come potete vedere, questi due esemplari rappresentano la stessa identica specie. Questo però è molto più chiaro e questo invece ha un colore più marcato. Però è esattamente la stessa specie. Le caratteristiche comuni delle orchidee sono che tutte, qualsiasi genere, qualsiasi specie, hanno tre tepali esterni. Tepali cosa sono? I tepali sono nei fiori quello che non è il petalo, diciamo, quelle foglioline, le brattee, quelle foglioline verdi, mentre internamente ha tre tepali interni o petali. Quello mediano, che è questo, è sempre il più appariscente, si chiama labello, ed è quello più caratteristico della specie. Questa caratteristica c'è in tutti i generi di orchidee, in tutte le specie. Ma sono stati senz'altro i greci, con il loro cosmo animato dalle divinità, a regalare un'anima ed una storia a questo fiore dalle forme inusuali e sinuose. Per quanto riguarda la mitologia, è interessante sapere che cosa ci racconta per quanto riguarda l'origine delle orchidee. Secondo la mitologia, Orchis era un bellissimo giovane che era figlio di una ninfa e di un satiro. Bene, invitato a una festa organizzata dal dio Bacco, questo bellissimo giovane tentò di violentare una sacerdotessa.
venne punito dalla potente Moira. Moira era la dea che puniva gli eccessi di onnipotenza e venne fatto sbranare da delle belve. I resti però di questo giovane furono fatti cadere dagli dei sulla terra e dettero origine a una bellissima pianta, bella come il giovane Orchis, ma che portava sottoterra due tuberi dalla forma di quegli attributi sessuali che erano stati la causa della sua fine. Un sentiero lungo i pascoli fra il Monte Penna e Monte Calvano che diventano una sterminata distesa di fiori ed erbe di ogni tipo in questo periodo dell'anno. In un contesto così l'occhio si perde lontano ed il respiro si dilata, l'ossigeno sembra quasi di assaporarlo, diventa energia che fa quasi girare la testa, non siamo più abituati a tanta purezza. In spazi così ampi, notare il particolare sembrerebbe difficile. Eppure tutto sembra parlare, avere una voce, mandare un richiamo, nascondere un mistero. Ce lo insegna la nostra guida, ormai abituata a vedere e raccontare un mondo osservando un semplice metro quadro. Qui le fioriture di orchidee spontanee si fanno corpose e ricche. A tratti diventano vere e proprie distese. Viola, porpora, rosa su verde. Iniziamo a notare tante forme, ora tondeggianti e frastagliate, ora slanciate e forti, teste robuste di rigogliose chiome. Questo tipo di orchidea, particolarmente elegante, ci colpisce subito. La tessitura floreale è delicata e distribuita leggera, verticale, sul lungo stelo. Colpisce proprio, ma ha colpito anche qualcuno più sensibile e geniale, molto prima di noi, un po' di secoli fa. Siamo nell'Amleto, atto quarto, scena terza. Laerte chiede alla regina di Ofelia, del corpo di Ofelia annegata, e Shakespeare, parlando della ghirlanda, della fantastica ghirlanda di fiori che cinge Ofelia, dice queste parole: un salice cavalca il ruscello, specchiando le foglie canute nella vitrea corrente. Ella passava con fantastiche ghirlande di ranuncoli, ortiche, margherite e quelle lunghe orchidee rosse, a cui i pastori danno un nome più volgare, ma che le nostre fredde fanciulle chiamano dita di morto. Si tratta dell'Orchis mascula. Dal prato alla pineta, poco lontano dal passo dello spino, cambiano ancora le forme e si moltiplicano i colori.
almeno quattro tipi, quattro nomi di orchidee spontanee convivono in questo fazzoletto di terra che si fa più caldo e ci appare sempre più ricco. Le variabili di colore all'interno della stessa specie sono proprio una regola all'interno delle orchidee. Sono quattro purpure che vanno dal colore quasi bianco fino a un color porpora piuttosto marcato. Ecco, questo fa sì che all'occhio meno esperto possano sembrare proprio specie diverse, no? Quindi si entra in un prato di orchidee come questo, si vedono tanti esemplari e visto che i colori sono diversi si pensa a specie diverse. In realtà proprio questo è esattamente la stessa specie con grande variabilità di colore dal bianco quasi al porpora scuro. Questo è proprio l'esempio di quello che dicevamo prima, ed è l'esempio più clamoroso, cioè la stessa specie si chiama Dactylorhiza sambucina, sambucina perché profuma di sambuco, che indifferentemente fa piante di colore giallo o di colore rosso, è esattamente la stessa cosa. Era la grande industria degli abitanti del passato l'unica fonte di ricchezza che equivaleva alla sopravvivenza quotidiana. Il pascolo muoveva le vite e i transiti, i contatti quassù, in maniera fondamentale fino a non molti decenni fa. Qualcuno la pastorizia qui la pratica ancora oggi, in forma meno disagiata e anche più poetica, se vogliamo. Da qui si vede il castello di Chiusi della Verna, quello del conte Orlando Cattani e la podesteria del padre di Michelangelo. Di quelle vite dure e crude come le pietre dei monti della Valle Santa, oggi qui rimane ancora qualche traccia, come questa piccola cappella, elemento tanto ricorrente nei paesaggi desolati e ibridi di sacralità e superstizione che gravitano attorno al Sacro Monte. Delle orchidee spontanee delle foreste casentinesi non abbiano paura, se li prende un bell'acquazzone si possono rifugiare qui nella maestà. Qualcuno porta ancora le orchidee spontanee a questo crocifisso, unico arredo della spoglia chiesa. Qui paura e fatica, dolori del corpo e dello spirito trovavano sempre un po' di sollievo, si trattasse di pregare per un raccolto migliore o di fugare ansie legate alle storie di diavoli, di streghe, di banditi, che sono l'altra metà dell'anima della terra di San Francesco. E questa è l'Orchis tridentata, una specie che troviamo dagli 800-900 metri in su. Per la fioritura delle orchidee spontanee, la collocazione del nostro parco è davvero favorevole, ci spiega Maggi. È la via di mezzo ideale, raccoglie le ultime specie vegetali del clima nordico e le ultime del più caldo clima mediterraneo. Ma come il miracolo della nascita delle orchidee spontanee avviene, spiega Maggi, è qualcosa che vale la pena di raccontare e non ha niente a che fare con la mitologia o il racconto immaginario. È qualcosa
che ha lasciato increduli gli stessi scienziati che hanno studiato il processo riproduttivo di questo fiore intrigante. C'è di mezzo un vero e proprio inganno. Quella che vedremo potremmo definire una malizia di madre natura. Questo è un esemplare di Ophrys sphegodes. Ophrys è un genere all'interno della famiglia delle orchidacee molto particolare. Molto particolare perché molto particolare è il suo sistema di riproduzione. Allora, qui accanto abbiamo una Orchis purpurea e qui una Ophrys sphegodes. Allora, come si riproducono le orchidee spontanee? Allora, c'è anche un tipo di riproduzione agamica, cioè il tubero sotterraneo che si divide e dà origine a un'altra specie accanto. Ecco. Molto più interessante è invece la riproduzione che avviene tramite gli insetti. Diciamo che le orchidee si riproducono soprattutto tramite gli insetti e che attraggono gli insetti attraverso due tipi di appetito. Le Orchis, così come tante altre specie, attraggono gli insetti perché nello sprone hanno il nettare e quindi è un appetito proprio di tipo alimentare. Le Ophrys attraggono l'insetto per un appetito diverso. Il labello delle Ophrys ricorda in tutto e per tutto, e per ciascuna specie un insetto diverso, la femmina di un insetto. Ne è esattamente la copia dell'aspetto. Il labello, il piccolo labellino, ricorda un tipo di insetto. Il maschio di quell'insetto, che tra l'altro schiude le uova prima ancora che siano schiuse quelle delle femmine, e quindi c'è anche una tempistica straordinaria in questo, il maschio di questo insetto va a posarsi sopra il labello perché pensa proprio a un incontro amoroso, pensa ad aver trovato la femmina. I primi che scoprirono, due francesi all'inizio del Novecento, questa cosa, non divulgarono le notizie perché pensavano di non essere creduti a livello scientifico. In realtà successivamente, nel 1960, uno studioso verificò che addirittura si trovava sul labello lo sperma dell'insetto in esame e quindi c'era un vero e proprio rapporto sessuale, cioè il maschio ci casca fino in fondo in questo tipo di incontro. E così facendo, che cosa fa? Va a toccare questa parte della pianta che contiene le masse polliniche, che sono contenute in due piccole sacche. Queste due piccole sacche sono vischiose e si attaccano alla testa dell'insetto, mentre è lì che simula il rapporto amoroso. L'insetto va fino in fondo e poi se ne va e se lì vicino trova un'altra pianta ci casca un'altra volta. Così facendo va a strofinare la massa pollinica che ha preso da questa pianta, la strofina nella parte femminile dell'altra e la impollina. La cosa già di per sé è abbastanza incredibile, lo diventa ancora di più se pensiamo che queste masse polliniche, se rimanessero nella testa dell'insetto nello stesso posto, quando lui va nell'altro toccherebbero la parte maschile come ha fatto qui e non la parte femminile. Allora, questa vischiosità del peduncolo di queste masse, poco dopo si secca questo peduncolo e si arriccia e fa spostare la massa pollinica di quel poco che basta perché quando va nell'altro l'abbia spostata nella parte femminile. Addirittura ci sono delle differenze di vischiosità nella seconda delle specie diverse di Ophrys, intese a determinare i tempi anche di viaggio tra una pianta e l'altra. Succede ovviamente dopo l'impollinazione che si forma il frutto vero e proprio, che poi cadrà e trasportato dal vento e andrà a cadere sul terreno.
Graziano Maggi nel Parco Casentinese ha trovato almeno 30 tipi diversi di orchidee spontanee. Alcune ci sono sempre state e sono ancora sempre negli stessi luoghi. Altre sono state viste una volta o più volte, ma poi non sono state più ritrovate. Per trovare altre orchidee continuiamo a salire. Quando si parla di questa famiglia di fiori, diventa complessa e mai lineare non soltanto la classificazione, ma anche la ricerca stessa. Il sentiero 061 del CAI attraversa terre e rocce che si fanno più frastagliate e mosse. Il paesaggio sempre più inquieto. Le ombre nette e la luce dorata sono quelle dell'ora che precede il tramonto. Ci fermeremo al Poggiolino o Poggetto dei Venti, dice Graziano Maggi, e ce lo dice come chi sa già che qualche sorpresa lassù aspetta solo noi. Luogo delle meraviglie nel nostro percorso, un luogo suggestivo, sicuramente rispecchia le condizioni climatiche di oggi. Tira un gran vento e siamo proprio al Poggiolino dei Venti, ai piedi del Monte Penna, sotto di noi il castello del Conte Orlando. Un luogo meraviglioso, di qua la Val Tiberina e all'estremo orizzonte si intravede appena il Sasso di Simone e il Simoncello. Quindi un luogo meraviglioso del nostro Casentino. Vive qui questo essere che sa affascinare e incuriosire, sedurre ed ingannare. Delicatissimo ma forte, frutto di un lunghissimo, mai ovvio e difficile concepimento della terra. La sua vita è però tanto breve quanto ricca di splendore. Sembra il ritratto di un eroe maledetto, questo raffinatissimo fiore. Nessun romanzo potrebbe però restituire l'incanto di conoscerlo dal vivo e fermarsi ad ascoltare un'altra storia. Allora, questo è un altro esemplare di Ofris. Questa si chiama Ofris Bertoloni, dal nome dello scopritore Bertoloni, e come tutte le Ofris assomiglia alla femmina di un insetto. Il labello, questo addirittura se si, al tatto è peloso. Proprio c'è la peluria dell'insetto. Il nome volgare di questo fiore è uccellino, perché questo sembra proprio un uccellino, allo specchio, perché il labello ha questa specie di specchio. E simulano e rappresentano la parte della femmina che più attrae il maschio. Se volessimo riportare all'uomo tutto questo, potremmo dire vediamo due segni enormi. In un corpo normale, però, che per l'uomo sarebbe una cosa ovviamente non attraente, nel ragionamento semplicissimo dell'insetto questo è un'attrattiva irresistibile. Ecco, Graziano Maggi, abbiamo visto praterie distese di orchidee, questa è una zona privilegiata per poter osservare da vicino tutti questi esemplari, tutte queste specie di cui ha parlato, però ci sono degli accorgimenti da rispettare, questa è una zona protetta, qui siamo in un parco. Esattamente, abbiamo visto poi quanto sono preziose e delicate le orchidee spontanee. Le orchidee sono una specie, sono protette tutte le specie di orchidee in tutte le zone d'Italia, quindi sia all'interno del parco che al di fuori del parco. È una specie, è una famiglia protettissima, quindi la raccomandazione è l'osservazione, benissimo, ma con attenzione e senza arrecare problemi e disturbo ai luoghi che andiamo a visitare. Anche perché ci sono sanzioni rigidissime per chi fa danno e per chi coglie anche gli esemplari. Assolutamente sì, ricordiamo anche poi che all'interno del parco è vietata la raccolta di qualsiasi specie di fiore, oltre alle orchidee in generale. Che le orchidee le troviamo soprattutto, come in questo caso, lungo i bordi dei sentieri, ma in terreni che non sono stati arati. L'agricoltura per millenni ha ridotto drasticamente la presenza di orchidee, che cominciano a ricomparire nei luoghi in cui sono state abbandonate le campagne.
luoghi come questo, che sono prati pascoli, luoghi cioè in cui non ci sia un'aratura del terreno, perché per quanto abbiamo detto, se c'è un'aratura ovviamente la pianticella non cresce. Quindi ha bisogno di questo, ma solo di questo, perché poi voglio dire, gli basta anche un terreno piuttosto arido, non vuole un terreno concimato, si accontenta di poco da questo punto di vista, vuole solo essere lasciata in pace. Sono migliaia i semi di ogni singola pianticella, però delle migliaia di semi che verranno disseminati, solo pochissimi daranno origine a nuova pianta, perché il seme quando cade nel terreno non genera nessuna pianta se non incontra un tipo particolare di fungo che è del genere Rhizoctonia. Se non trova quel fungo non germina, se trova quel tipo di fungo nasce una simbiosi che porta per alcune specie nel giro di 15 anni a formare una nuova pianta di orchidea. È molto delicata perché soffre moltissimo la competizione con altre piante, con altri fiori, e quindi una specie delicata, preziosa, effimera, come tutte le cose belle della vita.